Grazie di essere intervenuti a questo incontro che è stato organizzato per celebrare la giornata mondiale dell'ONU per la violenza contro le donne e su proposta della Commissione Pari Opportunità dell'Associazione Stampa Romana, e quest'anno si è deciso di dedicare la celebrazione a un aspetto di questo problema, che è quello della violenza contro le giornaliste, che è un problema grande che si incrocia con tutti gli altri problemi della violenza contro le donne. Come diremo e spiegheremo illustrando questo appello che lanciamo oggi, c'è una stretta connessione tra i problemi dell'informazione e i problemi che portano alla violenza contro le donne in quanto donne. E quello che accomuna questi problemi è il fatto che con più informazione non ci sarebbero le minacce ai giornalisti e ci sarebbe meno violenza contro le donne. Allora, questa iniziativa proposta dalla Commissione Pari Opportunità dell'Associazione Stampa Romana hanno aderito Ossigeno per l'informazione, che è l'osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa e dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, e l'Ordine dei Giornalisti del Lazio. E inoltre durante l'organizzazione numerose altre associazioni hanno espresso il loro sostegno. Noi siamo molto onorati di portare questa manifestazione qui e ringraziamo innanzitutto il padrone di casa, che è il Presidente della Camera, l'onorevole Gianfranco Fini, che si scusa di non essere presente personalmente, però ci ha mandato un messaggio di buon lavoro che io leggo. La violenza contro le donne, dice il Presidente Fini, è una piaga inaccettabile. Oggi, con questo incontro, l'intento è di soffermarsi sulle intimidazioni e sulle violenze subite dalle giornaliste nello svolgimento della loro professione. Le operatrici dell'informazione sono sovente sottoposte a gravi aggressioni, minacce e forme di rappresaglia. Ciò costituisce una dolorosa ed inaccettabile prova dei pregiudizi ancora persistenti, retaggio di una grettezza culturale che offende le fondamentali ragioni di giustizia e di solidarietà e che indebolisce il tessuto etico e civile. Le iniziative come questa devono innanzitutto essere un monito per ribadire con forza il dovere di tutti, istituzioni e società civile, di affrontare con coraggio i numerosi e tuttora irrisolti aspetti di questo fenomeno, troppo spesso non compiutamente conosciuto nella sua reale portata. Devono essere inoltre l'occasione per ripudiare ogni visione che anche inconsciamente forzi l'immagine delle donne in ruoli di subalternità nei confronti dell'uomo e per stigmatizzare incondizionatamente ogni modello culturale che svilisca la figura femminile nel suo ruolo professionale, intellettuale, sociale e familiare. E quindi il Presidente Fini ci augura buon lavoro. Un altro messaggio di buon lavoro e di incoraggiamento ci è stato mandato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che riassumo brevemente, il testo sarà distribuito in sala fra poco. La violenza contro le donne è ormai una vera e propria emergenza sociale. È necessario coglierne la portata e le dimensioni effettive. Occorrono interventi per tutelare con maggiore efficacia le donne che con coraggio manifestano situazioni di abuso. Occorre promuovere una cultura diffusa che incida sugli squilibri persistenti e capillari nelle relazioni tra i generi, che riducono la donna da soggetto ad oggetto.
per riaffermare una concezione del ruolo femminile rispettoso della dignità della persona. E il Presidente Napolitano ci ha inoltrato questo messaggio tramite il Segretario Generale della Presidenza della Repubblica, Donato Marra, che ringraziamo. E quindi noi diamo inizio ai lavori, io svolgerò solo un ruolo di collegamento tra un intervento e l'altro e voglio solo dare alcuni elementi di cornice a questo avvenimento. Noi parliamo di un fenomeno che è poco conosciuto in Italia, perché si parla molto del caso italiano dei giornalisti minacciati. Se ne parla molto all'estero, se ne parla poco in Italia, perché guardate, c'è una mappa prodotta da Freedom House, che è questo istituto internazionale che classifica le nazioni in base alla libertà di stampa. Se voi vedete la mappa dell'Europa, c'ha tre colorazioni. Allora c'è tutti i paesi a nord dell'Italia, sono in verde, sono i paesi in cui l'informazione è libera. Poi ci sono dei paesi ad est, la Russia, a sud, questi paesi del Maghreb, che sono in viola perché lì non c'è libertà di stampa. Poi c'è una fascia gialla che va dall'Italia ai Balcani, alla Turchia, ad alcuni paesi ex sovietici, che sono gialli. Ecco, in questi paesi l'informazione è parzialmente libera. Noi viviamo in un paese così e le motivazioni, come poi leggerete anche nell'appello che richiama questi aspetti, fra le motivazioni sì, c'è la concentrazione delle testate, ci sono il conflitto di interesse, ma c'è citato espressamente questo problema che in Italia ci sono troppi giornalisti minacciati. Fra i giornalisti minacciati che il nostro osservatorio Ossigeno per l'informazione censisce, verifica, il 16% sono donne. Quanti sono? Cioè noi stiamo cercando di stabilirlo perché molti ci dicono che non ce ne sono, però noi invece pubblichiamo delle tabelle con nomi, cognomi e oggi abbiamo alcuni esempi in carne ed ossa qui che forse riusciranno con il loro racconto a convincere gli scettici della loro esistenza pure, no? Ebbene, noi con l'Osservatorio Ossigeno quest'anno abbiamo contato dall'inizio dell'anno 300 giornalisti vittime di minacce, intimidazioni, gravi abusi, fra i quali ci sono le querele pretestuose, le richieste di risarcimento danni infondate, immotivate, come risulta dopo molti anni quando il giudice finalmente guarda le carte. Sappiamo tutti, anche dalle vicende politiche di questi giorni, ormai lo dicono tutti, che in Italia c'è un uso intimidatorio facile della querela per diffamazione. È un problema politico che, come abbiamo visto, non si riesce a risolvere perché non riusciamo, l'ha spiegato bene ieri il professor Rodotà, non riusciamo a inquadrare il problema sul piano politico e culturale. Siamo ancora presi da visioni che non sono quelle dei paesi liberi, democratici e pluralisti a cui ci vantiamo di appartenere. Quindi col lavoro che fa Ossigeno, che fanno le commissioni pari opportunità, che fanno le istituzioni civili, speriamo che si possa andare verso condizioni in cui l'informazione sia più libera. E quando l'informazione sarà più libera, conosceremo meglio anche i problemi che rendono difficile la condizione delle donne, perché adesso ne parleranno le relatrici, cioè questo termine femminicidio che si è dovuto creare per distinguere i reati generici dai reati commessi dalle donne contro le donne in quanto donne, era qualcosa che non si riusciva neppure a raccontare. In Italia mi pare che siamo a 115 omicidi quest'anno e gli omicidi, come sapete, sono sempre la punta dell'iceberg di violenze che sono magari meno gravi
come delitti singoli, ma che sono molto, molto più numerosi. Quindi in Italia noi abbiamo questi problemi e noi, lo diremo più tardi illustrandovi il nostro appello, pensiamo che bisogna affrontarle insieme, bisogna difendere la libertà, la sicurezza delle donne e bisogna dare più spazio e più libertà all'informazione e questa battaglia va di pari passo. Quindi io adesso passo la parola ad Arianna Vuoto e sarà seguita da Nella Condorelli che parlano per la Commissione Pari Opportunità. Poi ascolteremo le nostre ospiti che sono diciamo la parte più importante del nostro programma perché loro daranno delle testimonianze di come un giornalista che fa onestamente, professionalmente il proprio lavoro può incontrare dei pericoli gravi. Quindi Arianna. Io resto seduta, desidero ringraziare Alberto anche come Presidente insieme a Nella Condorelli della Commissione Pari Opportunità dell'Associazione Stampa Romana, è bello e importante che anche i colleghi uomini, i colleghi giornalisti parlino, come ha parlato Alberto, della violenza contro le donne, è importante che questa diventi una cultura diffusa fra uomini e donne e quindi lo ringrazio per questo e lo ringrazio per aver promosso insieme a noi questa iniziativa, un ringraziamento doveroso va anche a tutto lo staff dell'Associazione Stampa Romana, qui è presente il segretario Paolo Butturini che dopo ci darà il suo saluto insieme alla direttrice Beatrice Curci. Io ringrazio in particolare l'apporto che ha voluto dare Alessandra Coraggio per l'organizzazione di questa giornata insieme a Valeria Aiello di Ossigeno e poi lascerò a Nella di ringraziare anche voi presenti, sono presenti molte associazioni femminili, di genere, molte colleghe delle reti, la rete Giulia, la rete contro la violenza sulle donne, quindi ringrazio tutte. Perché questa iniziativa? La violenza contro la donna è omertosa, si nasconde nel chiuso delle mura domestiche, si alimenta del silenzio dei testimoni e si mistifica con la cattiva informazione. La violenza contro le donne è delitto d'onore, compiuto da uomini d'onore. È sempre giustificata dalle cronache quando parlano di amore criminale, di delitto passionale. È la vendetta contro chi ha diffamato, denunciato, accusato pubblicamente. E quando la denuncia arriva sui giornali scatta la rappresaglia personale che colpisce la persona, la vita della persona. Ascolteremo le testimonianze adesso. La violenza contro la donna è connivente e trova complici nella politica opaca, e qui siamo nel palazzo della politica, e nelle smagliature della magistratura, nei vuoti legislativi e culturali. Anche per questo noi diciamo oggi che è importante una cultura delle pari opportunità, una cultura della parità di genere e della dignità della donna per la dignità della persona. Le giornaliste anticamorra, antimafia, antiillegalità, più dei loro colleghi uomini, forse subiscono violenze e minacce perché loro, donne, osano sfidare il potere patriarcale dei clan, espongono se stesse, i propri figli, le madri, le sorelle, alla forza brutale e al ricatto dei malvagi. La pressione psicologica si fa per loro più sottile, diventa misoginia, e l'aggressione fisica approfitta di una loro apparente fragilità femminile. Ecco, abbiamo voluto rintracciare una sottile similitudine fra la violenza maschile contro la donna e quel linguaggio mafioso che trova dimora proprio laddove questa violenza viene esercitata. E per questo oggi da giornaliste parliamo di una fattispecie della violenza contro la donna che investe le giornaliste in prima linea, quelle che sono qui accanto a me, quelle che parlano di mafia, di camorra, di 'ndrangheta, di Sacra Corona Unita, di malaffare e di mala politica, di corruzione e di morti ammazzati. Sono le nostre colleghe croniste di provincia a 1.000 euro al mese. Non sono grandi firme, ma sono firme pesanti,
vergate col proprio sangue, con tutta la vita dentro, la vita che rischiano ogni giorno. Parlare di loro oggi significa rafforzarle nel compito che si sono date, quello di raccontare la verità e di consegnare forse ai propri figli un futuro migliore nella terra in cui sono nate e in cui hanno scelto di continuare a vivere, le terre che non vogliono lasciare, Casal di Principe, Lecce, tutta la zona della Sacra Corona Unita. Ecco, farle diventare un caso nazionale oggi per noi, portarle nelle istituzioni, significa far uscire fuori la violenza contro le donne giornaliste, dal silenzio, dall'omertà e dalla connivenza. È importante oggi che tutte noi le rafforziamo nel loro lavoro, nel loro sacrificio di tutti i giorni, è importante farle uscire allo scoperto, è importante organizzare intorno a loro una grande difesa perché continuino a esercitare liberamente la loro professione, perché la professione giornalistica è professione di verità. Grazie a tutte voi e a tutti voi che siete qui oggi per aiutarle in questo difficile lavoro. Allora, la parola a Nella Condorelli. Grazie, grazie Alberto. Grazie alla Camera dei Deputati, al Presidente della Camera dei Deputati e alle amiche che sono qui con noi. Allora, io presiedo la Commissione Pari Opportunità dell'Associazione Stampa Romana con Arianna Voto, che mi ha preceduta. E la nostra attività, questa iniziativa, si inquadra nell'attività che la Commissione Pari Opportunità porta avanti dal giorno del suo insediamento. Noi ci siamo date due filoni di interventi. Il primo filone è quello specifico che ci riguarda da vicino come sindacaliste, vale a dire la condizione delle donne giornaliste, quindi la condizione sul lavoro delle donne giornaliste, nello specifico che ci riguarda come donne, quindi tutte quelle necessità, quei bisogni, quei desideri e anche quell'acquisizione di diritti e di doveri che noi abbiamo come donne nello svolgimento del nostro mestiere. Il secondo filone al quale abbiamo dato molta importanza è il rapporto con le associazioni, con la società civile delle donne. Gli abbiamo dato molta importanza perché nel nostro ragionare sull'informazione, su cos'è informazione, su cos'è il nostro ruolo oggi di giornaliste nel mondo dell'informazione che cambia, il rapporto con la società civile, che è contemporaneamente fonte per noi, perché la società civile delle donne che agisce sui territori, che crea consapevolezza, che costruisce cittadinanza attiva, per noi è molto importante, ma contemporaneamente poi sono i nostri fruitori e quindi in questa circolarità, in questa parabola alla quale noi abbiamo voluto dare un'identità molto precisa ed una visibilità molto precisa, credo che si giochi poi anche la nostra riflessione su che cos'è diritto all'informazione, diritto ad informare per noi giornaliste e giornalisti e diritto ad essere informati per chi ci sta dall'altro lato della telecamera o della scrivania, cioè il pubblico, noi non siamo altro che lavoratori e lavoratrici, strumento della trasmissione di un fatto, di una cronaca, di quello che avviene sui territori oppure di punti di vista, sono due cose ben distinte, di punti di vista che creano insieme consapevolezza, che creano insieme pensiero, che ci creano, consentono a ciascuno di formarsi un'opinione per cosa? Per partecipare, perché la partecipazione per noi è libertà. Questo è il contesto nel quale la Commissione Pari Opportunità, che si è insediata con l'ultima legislatura, chiamiamola così, del sindacato dell'Associazione Stampa Romana, ha avviato e ha inquadrato la sua attività sin dal primo giorno. Abbiamo costituito un tavolo donne e media, nel senso che abbiamo chiamato proprio le donne, le associazioni a star con noi, abbiamo in qualche maniera inteso da noi, da donne, quindi col nostro specifico, con la nostra specificità femminista e femminile, abbiamo inteso dire non siamo una casta, questa non è una casta, noi non stiamo su una torre e dall'altra parte c'è tutto il resto del mondo, queste mura vanno in qualche maniera infrante, vanno rotte, vanno abbattute, incontriamoci. Stampa Romana è diventato il luogo, come dire, privilegiato di questo incontro. Il tavolo Donne e Media ci ha consentito di conoscere, di trasmettere anche i nostri bisogni, ma di conoscere anche i bisogni delle altre. All'interno di questa iniziativa si inquadra, quindi di questo percorso di lavoro che noi ci siamo date, si inquadra l'iniziativa di oggi. Ringraziamo moltissimo Ossigeno per l'informazione e in particolare Alberto Stampinato, lo diciamo senza alcuna, perché ci ha consentito il lavoro che Ossigeno per l'informazione fa da tantissimi anni, di raccolta, come dire, certosina e puntuale delle vicende delle giornaliste e dei giornalisti che sul luogo di lavoro vengono minacciate ed intimidite.
minacciate ed intimidite nello svolgimento del lavoro, quindi impedite nella possibilità di trasmettere agli altri e alle altre, di trasmettere al grande pubblico quel che avviene sui territori. Quindi ci siamo collegate con Alberto a partire, io faccio un po' la cronaca di quello che è stata, diciamo, la genesi di questa iniziativa, a partire dall'ultima storia che ci è parsa veramente emblematica, dalla storia di Esther Castano, che parlerà una delle nostre ospiti. Perché? Perché Esther è una giovane collega a 21 anni, quindi nella femminilizzazione e anche del mestiere dell'informazione, che vede crescere in maniera esponenziale il numero praticamente delle giornaliste, delle donne presenti, ma a questo non corrisponde affatto un ottenimento, un godimento di diritti, un accesso ai diritti, come si potrebbe immaginare, ma costituiscono proprio la base, la precarizzazione più spinta, e quindi sono molto spesso sui territori difficili. Ma qual è? Quali sono i territori che non sono difficili? Questa è una domanda chiave che noi facciamo praticamente oggi e che lanciamo da questo tavolo. Quindi su questi territori sono più sicuramente soggette ad intimidazioni. Perché? Perché ci passa anche uno stereotipo, che è lo stereotipo: se hai di fronte una ragazza, una giovane, una giornalista, è possibile che tu riesca praticamente ad intimidirla, o comunque, quindi passano molti stereotipi, ed è questo che oggi noi vogliamo praticamente denunciare. Le due parole chiave, finisco subito, che lanciamo, poi le ha anche anticipate Arianna, e ovviamente sono frutto della riflessione comune che noi abbiamo fatto, ma che abbiamo fatto anche ieri con le nostre ospiti. Ci sono due parole chiave: sono croniste. Croniste, una parola che non si usa più, che non si dice più, che non ha più, come dire, quasi valenza, e che invece è densa di significato, perché fanno la cronaca sul territorio, sono quelle che ci permettono di conoscere cosa avviene sui territori. Quindi è una parola, e fanno inchiesta, quindi vanno giù, utilizzano uno strumento dell'informazione che non è più utilizzato, vanno, parlano con la gente, mettono le connessioni, mettono insieme i nodi e raccontano la complessità dei territori. E poi sono di periferia. Io vengo dalla periferia, sono una giornalista di periferia, sono siciliana, ed è una cosa che mi fa molto piacere, e quindi so come si lavora nella periferia. Loro sono croniste di periferia, e la periferia ti pone, certamente ci racconteranno che significa per loro fare questa battaglia, fare intanto il proprio dovere di croniste, che poi sul territorio diventa veramente una battaglia, e ce lo racconteranno, e per noi è una parola chiave molto importante. Io finisco qui. Abbiamo voluto dare voce a queste testimonianze, diceva Arianna, farle diventare, come dire, storie nazionali, farle diventare storie di tutti, e crediamo che in questo modo, come dire, celebrare in questo modo anche la giornata della violenza contro le donne, nel nome del diritto all'informazione, nel nome della libertà all'informazione, raccontando queste storie quotidiane di donne e di giornaliste che per questo, senza molta visibilità, senza riflettori accesi, senza essere delle star, senza essere sicuramente una casta, fanno tutti i giorni sul terreno e sul territorio il proprio lavoro di informare, credo che questa sia per noi certamente giornaliste, per noi certamente sindacato, il modo migliore di celebrare la giornata contro la violenza sulle donne. Grazie. Grazie Nella Condorelli. Allora io, prima di dare la parola a Esther Castano, che è stata presentata perfettamente da Nella, voglio dirvi che nella cartella che abbiamo distribuito trovate il testo di questo appello che lanciamo oggi da questa sala, e di cui vi voglio leggere, perché serve a capire perché noi ascoltiamo delle singole storie e perché pensiamo che queste storie siano collegate in qualche modo fra di loro e rappresentano un problema sociale e politico da affrontare. Allora, con questo appello, non leggo tutte le motivazioni, le troverete scritte, si fa appello alle istituzioni pubbliche, al mondo dell'informazione, alla rete di associazioni impegnate nella promozione dei diritti umani e per la piena affermazione dei valori democratici e del principio di eguaglianza, e alla libertà femminile, alle forze politiche e parlamentari, affinché sia pienamente e correttamente rappresentata la drammaticità della violenza contro le donne, indicandone le cause articolate e dando spazio al dibattito sul modo di superarla, affinché siano utilizzati nella descrizione dei fatti di cronaca e dei femminicidi un linguaggio ed una narrazione coerenti e non sessisti,
affinché si assumano le iniziative legislative e normative più opportune per rimuovere le cause che fanno dell'Italia un paese in cui la libera informazione ha uno spread negativo, affinché si contribuisca attivamente alla promozione di iniziative volte a difendere allo stesso tempo i diritti e la libertà delle donne e la libera informazione, in nome dell'eguaglianza, del diritto dei cittadini e cittadine di essere informati nell'interesse della pace e dello sviluppo. Allora, questo appello, che noi abbiamo sottoposto già nei giorni scorsi ad alcune istituzioni, ha già avuto alcune adesioni di cui daremo conto fra poco, e che intanto mi fa piacere dire che ieri sera è stato approvato all'unanimità dal Consiglio Comunale di Firenze, e per noi è un segnale incoraggiante dell'attenzione nuova che c'è per questi temi. Allora, la parola a Esther Castano. Non potrei iniziare a raccontare la mia storia senza ringraziare personalmente, ne colgo l'occasione, Ossigeno per Informazioni e Alberto Stampinato, che in questi mesi di duro lavoro mi è sempre stato accanto, mi ha sempre dato lo spirito giusto e la forza per andare avanti a scrivere, nonostante l'intero sistema nel paese di cui mi occupo mi consigliava di fare tutt'altro. Grazie anche a Alberto e a Ossigeno per Informazioni ho scoperto una realtà che non sempre è sotto i riflettori, anzi, che prima io non conoscevo. Sono quasi 300 i giornalisti minacciati di querela o fisicamente da inizio 2012 a oggi. È una realtà molto complicata perché questi 300, dietro ciascuno di loro ci sta almeno un sindaco arrogante e una giunta comunale che pretende di voler vedere finire l'opera del giornalista che scrive sui cavilli dell'amministrazione. Oppure dietro quei 300 giornalisti minacciati, donne, giovani, ragazzi anche come me, ci stanno delle persone affiliate ai clan, quindi dei malavitosi, e dietro il singolo malavitoso ci stanno altri affiliati delle locali. Di conseguenza è una realtà complessa che va analizzata, e quindi grazie Alberto per non spegnere mai i riflettori su questa situazione. La mia storia nasce a Sederiano. Sederiano è un paese di 10.000 abitanti nell'Interland di Milano, a 12-13 chilometri dalla capitale morale del paese. Sederiano è uno di quei tanti paesi di provincia in cui la cementificazione edilizia, le tangenziali e il grigio delle città prendono il posto dei prati, delle campagne e delle cascine tipiche della Lombardia. A Sederiano ho incominciato a scrivere nell'ottobre 2011, il settimanale con cui iniziai 5 anni fa, Alto Milanese, riaprì con una nuova edizione dopo un anno di fermo per problemi economici. Mi fu affidato Sederiano e non conoscevo quasi nulla di questa realtà. E decidi subito di approfondire la situazione, andandomi a studiare le carte, i piani urbanistici, le delibere di giunta, tutti atti che i miei maestri del giornalismo, andando dalla Chiesa prima di tutto, mi hanno insegnato a essere un punto che la criminalità organizzata usa per infiltrarsi nei comuni. Quindi mossa da anche una sorta di incoscienza giovanile che posso, diciamo, scusarmi visto l'età, ho incominciato ad approfondire queste tematiche. Sin dal primo articolo, nell'ottobre 2011, già il primo articolo mi costò una querela per diffamazione. E quindi da lì iniziò la mia storia. Un anno dopo, a quella prima querela, a quel primo articolo, il sindaco del paese di Sederiano fu arrestato per corruzione.
Insieme a lui, Alfredo Celeste, che è un ex socialista, attuale vice coordinatore del PDL e professore di religione, furono arrestati questo ottobre due personaggi, due loschi individui, Eugenio Costantino e Silvio Marco Scalambra, entrambi uomini legati alle cosche dell''Ndrangheta, che si è ben radicata nel territorio, anche in quei comuni come Sedriano, in cui può sembrare tutto apparentemente tranquillo, in cui le persone pendolari tornano a casa la sera e la domenica pomeriggio si rifugiano in un folklore padano con appunto le feste di paese, con le tradizioni, e dove non ci si rende veramente conto invece di quanto il territorio ormai sia imperniato dal marciume della colonizzazione della criminalità organizzata di stampo mafioso. Durante quest'anno, appunto dicevo, è stata dura, perché ai miei articoli sono seguiti in realtà solo due querele per diffamazione, ma ogni volta che incontravo il sindaco, che chiedevo di poter parlare con lui o che gli rivolgevo una domanda, mi veniva subito ribadito che mi avrebbe immediatamente denunciata e riproposto altre querele. Anzi, mi querelò con una denuncia pluriaggravata sui miei articoli, accusandomi di condurre una campagna diffamatoria. Quindi in realtà non esiste neanche un mio vero e proprio articolo querelato, ma sono tutti quelli scritti da ottobre 2011 a quello uscito venerdì mattina. La situazione è questa. Pensavo in realtà che si sarebbe fermata alle querele, quindi a delle minacce legalizzate, nel senso che effettivamente una persona, se si sente ferita, ha tutto il diritto di poter esporre e muovere una denuncia. Anche se nel mio caso sono denunce pretestuose, quindi infondate, in quanto io ho scritto solo la realtà dei fatti, è tutto testimoniato e documentato. Ma si è passato anche a altro. 14 novembre scorso c'è stato il Consiglio Comunale per sciogliere, per votare la sfiducia a questa amministrazione infiltrata, nel senso che il sindaco ha gli arresti domiciliari per corruzione, il marito e il padre di due consigliere comunali sono in carcere al San Vittore per 416 bis, quindi esplicito legame con l''Ndrangheta. E ci sono altri uomini ombra che gravitano attorno a questa amministrazione. Appunto dicevo, pensavo che si sarebbe fermato tutto alle querele, e invece appunto ho subito sulla mia pelle un atto che secondo me è volgare e assolutamente senza motivo. Un assessore all'urbanistica, tra l'altro una donna, mi ha aggredita fisicamente. Devo dire che mi ha lasciato molto esterrefatta, nel senso non avrei mai pensato che una donna sarebbe riuscita alzare le mani nei confronti di una cronista che in quel momento, tra l'altro io stavo solo facendo una fotografia in quanto mi è stato vietato di parlare con l'amministrazione comunale, quindi io non potendo parlarle ho soltanto fatto una fotografia e ho subito questa aggressione. Questo è uno dei tanti fatti successi, esattamente come i miei articoli non andavano bene al sindaco e di conseguenza venivo ogni due settimane richiamata in caserma, e per una ragazza giovane di 21-22 anni ritrovarsi chiamata dai carabinieri e dover andare in caserma davanti al comandante, trovarsi il comandante che legge i propri articoli da parte del sindaco che gli dice dica comandante alla cronista Esther Castano di non trattare più quei determinati argomenti, di non scrivere che i sei colpi d'arma da fuoco contro un'auto parcheggiata in pieno centro cittadino potrebbe essere un'intimidazione, dica di smettere, non dica di parlare di questi argomenti. E arrivò anche appunto a diffidarmi dall'incontrarlo e a dirmi che mi avrebbe denunciata per molestie, il tutto con degli atti consegnati al maresciallo dei carabinieri, quindi è tutto perfettamente testimoniato.
Poi diciamo che appunto se una prima parte della mia storia è caratterizzata dalle minacce di querela, la seconda più recente da questa aggressione che mi ha lasciata molto stupita, la terza si sta svolgendo tuttora, quindi con una campagna contro la mia persona di cronista, perché è successo un fatto recentemente, settimana scorsa è stato bruciato lo studio di un commercialista che è consigliere comunale in giunta col sindaco, e ad essere accusata di aver istigato e anche di essere stata la mandante di questo atto gravissimo, l'addetto stampa del sindaco e la stessa amministrazione comunale ha accusato la mia testata e la sottoscritta. Quindi c'è questa campagna di diffamazione contro nei miei confronti, che sicuramente nuoce la mia dignità di persona e la mia credibilità in quanto cronista, credibilità che non è facile guadagnarsi sul territorio, perché ho molti punti a mio svantaggio, sono giovane, sono una donna, sono una precaria, quindi prima è stato detto... Ok. Però prima di passare la parola ad altri, volevo che dicesse una cosa. Questa cosa succede a 10 chilometri da Milano, no? Siamo nell'Interland milanese, sì è periferia, ma insomma è una periferia speciale, no? Ecco, ma ci sono altri giornali, diciamo, da queste parti, hanno raccontato queste storie? Cosa hanno fatto, diciamo, su questi fatti? Hanno detto qualcosa? Allora, dunque, a Sederiano lavorano tre testate. Di queste tre testate, da una sono stata cacciata dopo un anno con un assegno da 20 euro per un anno di lavoro. Poi un'altra opera su Sederiano da 23 anni ma non ha mai fatto un briciolo d'inchiesta, e in questo periodo, mi spiace dirlo, ma sta svolgendo un servizio di propaganda a favore di questa giunta comunale, quindi la situazione è molto triste. Ci sono anche grandi giornali, non solo le televisioni, ci sono grandi giornali e televisioni, grandi quotidiani. Ecco, devo dire che la situazione paradossale è che le grandi testate nazionali e le reti televisive hanno accolto e acceso i riflettori sulla mia situazione anche con molta solidarietà, e di conseguenza questo è molto importante per una persona che lavora da sola in un territorio del genere, mentre invece le altre testate piccole, concorrenti, con 2.000-3.000 copie di tiratura, non stanno facendo questo. Va bene, allora, prima di passare la parola per un'altra testimonianza, io vorrei inframmezzare questi interventi con altri. Non so se c'è ancora in sala Bruno Tucci, presidente dell'Ordine dei giornalisti. No, in questo momento non c'è. Allora io chiamerei Paolo Butturini, segretario dell'Associazione Stampa Romana, per un saluto. Sì, davvero un saluto, perché credo che sia più importante ascoltare queste storie e rendersi conto di che cosa ci circonda. Io riflettevo adesso mentre ascoltavo queste storie che i nostri giornali da mesi sono pieni di parole come deficit, PIL, di questioni come il debito pubblico. Ecco, io credo che il grande deficit in Italia oggi sia il deficit di cultura, delle culture complessivamente intese, fra cui la cultura dell'informazione, che è quella a cui noi teniamo di più perché ci viviamo, perché cerchiamo di tenerla, di sostenerla, di diffonderla. E credo che se ci occupassimo un po' di più di questo deficit, potrei parlare del deficit anche, diciamo, di welfare che questo Paese sta subendo violentemente da mesi, e però forse farei della polemica politica che è fuori luogo in questo momento, anche se mi verrebbe voglia di farla. E dicevo, se ci occupassimo di più di questo deficit, di questi deficit culturali, fra cui ci metto ovviamente la capacità di far crescere la civiltà di questo Paese, no? Di cui la questione di genere è uno dei capisaldi, ma non sono io a doverlo dire, qui ci sono persone molto più titolate di me per affrontare questo argomento.
probabilmente faremo il bene anche di questo paese e faremo crescere anche il PIL, quello economico. Ci sono studi che dimostrano ampiamente come la crescita del capitale umano, del capitale civile di una società aiuta la crescita poi economica della società stessa. E questo paese da un decennio a questa parte ha sicuramente un deficit, ripeto, di natura culturale. Noi cerchiamo nel nostro piccolo, insieme a Ossigeno, insieme alla Federazione della Stampa, posso dire, perché non mi piace essere diplomatico, un po' meno insieme all'Ordine dei giornalisti. E qui vorrei richiamare, proprio perché veniamo da un sciopero dichiarato, ritirato, sospeso sulla questione della diffamazione, ecco, vorrei dire che probabilmente il silenzio che l'Ordine dei giornalisti spesso, con cui l'Ordine dei giornalisti spesso ammanta, diciamo, le questioni vere e profonde che riguardano questa categoria e la missione di questa categoria, che è quella appunto di tenere in piedi la vita democratica, una delle missioni, non pretendiamo di essere gli unici, ma insomma l'informazione da sempre è uno dei capisaldi della vita democratica di un paese, è un silenzio per me imbarazzante. E sulla vicenda Sallusti voglio dirlo, perché se ne è parlato poco, ma io credo che si debba, proprio perché parliamo di questioni di genere, si debba denunciare come la vicenda Sallusti rappresenti non solo il tentativo di imbavagliare la stampa e non solo il tentativo di esorcizzare la funzione dell'informazione, ma purtroppo anche un pessimo modo, diciamo, di fare informazione in questo paese. Io voglio ricordare che il pezzo incriminato, opera dell'agente Betulla, espulso per fortuna dall'Ordine dei giornalisti, è un pezzo che offende il senso comune e la civiltà non solo delle donne ma di un intero paese, e io credo che dovremmo chiedere scusa come categoria per aver ospitato sulle pagine di un giornale la vergogna di una notizia falsa scritta in quel modo così aggressivo e volgare, perché di questo si tratta. E quindi niente, vado a chiudere velocemente. Io credo che nel nostro piccolo noi dobbiamo cercare di far crescere la cultura dell'informazione in questo paese, di colmare questo deficit. Se riusciamo a farlo a vantaggio della crescita complessiva del paese, avremo fatto un piccolo pezzo di strada. Io credo che la crisi di questa categoria dipenda moltissimo anche dalla perdita di valenza sociale che l'informazione ha patito in questi anni in questo paese, e se non recuperiamo la centralità della funzione sociale del giornalista, delle giornaliste e dei giornalisti, credo che difficilmente riusciremo, al di là delle crisi strutturali, delle questioni economiche, del digitale eccetera, ma difficilmente riusciremo a riprendere in mano il bandolo della matassa e a provare a dipanarla a favore di una crescita complessiva. Questo di oggi è una piccola testimonianza che l'Associazione Stampa Romana e la sua Commissione Diritti e Pari Opportunità, perché noi ci teniamo a definirla così, offre, diciamo, alla riflessione. Speriamo che sia un piccolo tassello che aiuti tutti. Noi andremo avanti a sostenere Ossigeno, a sostenere le colleghe, a sostenere i colleghi, perché non solo le colleghe ma anche i colleghi maschi sono minacciati, che fanno il proprio lavoro. I temi sono tanti, ci sarebbe quello del lavoro autonomo, della questione che non si risolve con l'eco compenso, ma insomma sono veramente tanti i temi, tante le battaglie. Se le facciamo tutti insieme, forse qualcuno riusciamo a vincere. Grazie. Allora, grazie a Butturini. Per noi la Federazione della Stampa e l'Ordine dei giornalisti sono mamma e papà, non prendiamo posizione su legittimi dissensi e discussioni dialettiche che ci sono. Allora, fra poco ascolteremo anche Giovanni Rossi, che rappresenta qui la Federazione Nazionale della Stampa. Io lo chiamerei però dopo aver ascoltato Marilù Mastrogiovanni. Marilù Mastrogiovanni è una cronista, come è stato detto qui, di periferia. Però vorrei dire, guardate che la periferia, quando noi diamo questo senso, è veramente qualcosa che comincia
veramente alla periferia delle nostre grandi città, perché anche le regole dell'informazione sono diverse. Cioè noi, come se avessimo due Italie, no? Ne abbiamo una che è il centro delle grandi città, no? E tutto il resto dell'Italia l'informazione è meno garantita, l'informazione non c'è la lotta tra le testate per le notizie. Ecco, succede, e questo credo che ce lo spiegherà adesso Marilù, che le notizie tante volte restano lì, giacciono e nessuno le raccoglie, e poi succede tante volte che queste notizie che tanti hanno visto, che tanti non hanno raccolto, che tanti conoscono, a un certo punto un cronista le raccoglie, li mette sulla scena pubblica e proprio per questo ha problemi. Sentiamo la storia di Marilù. Io sono, sì è vero, sono una giornalista di provincia, ho deciso di svolgere la mia professione. Vive a Casarano, in provincia di Lecce. Ho deciso sì, di svolgere la mia professione dove sono nata, quindi dopo un percorso di studi e di lavoro al nord, a Milano, volendo inseguire il sogno che ho avuto da sempre, cioè di essere giornalista, ho deciso di farlo nella mia terra. Quindi era un progetto di vita e di lavoro che ho cercato di portare avanti. E ho cercato di portarlo con il metodo che mi è stato insegnato e che ho imparato, essere giornalista attingendo alle regole deontologiche che devono essere il faro di ogni professionista. Quindi ho cercato di farlo in maniera onesta e con gli strumenti dei grandi giornali. Quello che ci ripetiamo come un mantra è che il grande giornalismo si fa, cioè anche nei piccoli giornali, perché c'è solo un modo di fare e di essere giornalista, cioè si deve fare bene. Se si fa in maniera diversa lo possiamo chiamare in un altro modo. Quindi io ho fondato il Tacco d'Italia, che è nato 10 anni fa, nel 2013 farà 10 anni, come mensile d'inchiesta, con un gruppo di giovani e giovanissimi colleghi che hanno sposato questa causa e questa missione laica di essere giornalisti d'inchiesta al Sud. E abbiamo messo in conto anche, devo dire, di avere delle conseguenze, di raccogliere delle conseguenze dalla banale, tra virgolette, banale telefonata minacciosa alle querele pretestuose anche continuative. C'è stato un editore che ha fatto per 13 o 14 volte integrazione di querela ogni volta che noi scrivevamo di lui, anche quando è stato arrestato. Perché avevamo fatto un'inchiesta sulla situazione di questa grossa emittente radiotelevisiva del Salento che sfruttava i giornalisti, il lavoro precario, e li faceva lavorare in condizioni disumane. Abbiamo parlato anche di questo, e la conseguenza è stata appunto questa grottesca integrazione di querela eterna. E devo dire che ho sbagliato a mettere in conto queste ritorsioni, perché questo tipo di ritorsioni non si dovrebbero mettere in conto. E io ringrazio Ossigeno per questo, che a un certo punto mi ha fatto capire, a me e agli altri colleghi del Tacco d'Italia, che quello che stava succedendo da tempo, da anni, non era qualcosa che accade in un paese normale. Se ogni volta che esce un'inchiesta, noi facciamo un tipo di giornalismo investigativo, se ogni volta che esce un'inchiesta danneggiano la porta della redazione senza entrare, quindi con una chiarissima ammonizione, cioè noi facciamo quello che vogliamo, attenzione, questo non è normale. Se ogni volta che noi scriviamo un'inchiesta sui rifiuti e sul traffico di rifiuti pericolosi e tossici all'interno delle discariche autorizzate dalle pubbliche amministrazioni, pagate dai cittadini,
e ci riversano quotidianamente di notte montagne di rifiuti davanti alla porta della redazione. È sbagliato metterlo in conto, questo non è normale. Siamo nel 2012 e Ossigeno ha contato 300 giornalisti già minacciati. Allora il mio ragionamento è semplicissimo: se in Italia 300 giornalisti sono stati minacciati perché semplicemente stavano facendo il loro lavoro, significa che ci sono 300 notizie ad oggi che non dovevano uscire, che qualcuno voleva che non uscissero, e significa che in Italia fare il giornalista è pericoloso. Allora, se in Italia è pericoloso fare il giornalista, significa che è una democrazia compiuta a metà. Ed è ancor meno compiuta questa democrazia perché il 16% di quei giornalisti minacciati è donna. Allora, se un paese che dovrebbe essere democratico, ma che, come ha detto Alberto, secondo Freedom House, è inserito tra i paesi che dove la libertà di stampa è a livelli bassissimi, significa che dobbiamo fermarci a riflettere. Che cosa abbiamo fatto noi come Tacco d'Italia quando abbiamo cominciato a capire che era in atto una strategia di denigrazione del nostro lavoro? Abbiamo cominciato a educare i lettori, cioè ogni volta che noi scrivevamo un'inchiesta, una notizia strutturata, studiando, documentandoci, abbiamo per contro pubblicato sempre le fonti. E questo è stato dirompente. Cioè, se noi affermavamo che una delibera o un appalto era stato costruito ad arte per favorire un'azienda collusa, noi pubblicavamo il bando, i documenti della pubblica amministrazione, facendo capire ai lettori il lavoro che c'era dietro, il lavoro di verifica e di verifica delle fonti e del documentarsi prima di scrivere. Cioè, abbiamo dovuto far capire che essere giornalista ha una forte valenza sociale, perché disciolte nella cronaca quotidiana, le notizie perdono il loro senso e i lettori perdono il senso della notizia stessa. Allora noi abbiamo dovuto, questo è un lavoro che abbiamo dovuto fare nei mesi e negli anni, ricostruire questo senso e mettendo anche nero su bianco fatti che erano sotto l'evidenza di tutti, ma che non venivano letti perché si creasse un'opinione pubblica, venivano semplicemente buttati lì. E questo è diventato pericoloso. E mi hanno chiesto di raccontare alcuni esempi di quello che è accaduto, da quelli più eclatanti che vi ho appena detto, a per esempio il furto di tutti i computer che è stato fatto nella nostra redazione sfondando un muro molto spesso, cioè per rubare i computer non hanno scardinato la porta con il piede di porco, quello l'hanno fatto per semplicemente aprire la porta senza entrare. Per rubare i computer hanno invece sfondato il muro, quasi a dirci in maniera violentissima possiamo fare quello che vogliamo, ci prendiamo quello che vogliamo e lo facciamo anche violentemente. Poi uno dei computer ci è stato restituito lasciato sulla porta, di fronte alla porta della redazione sul marciapiede, era quello meno interessante con i dati della contabilità, perché non serviva. Quindi messaggi chiarissimi, ma un messaggio veramente, uno degli ultimi, è quello che mi è arrivato con la telefonata di un imprenditore pulito, così si è definito, perché avevamo pubblicato subito dopo l'inchiesta che è uscita da pochissimo su narcomafie, sui nuovi investimenti, nuovi volti della Sacra Corona Unita. Voi dovete sapere che in Puglia esiste una mafia che non è la mafia violenta di cui vi parlerà Marilena Natale, ma è una mafia imprenditoriale
che trova la mafia dei colletti bianchi, che trova un cerca e trova un anello di congiunzione con la pubblica amministrazione e con la politica. Ed è in atto in questo momento, non l'ho detto io, l'ha detto il procuratore Motta, ma anche questa è una notizia gravissima che è stata così disciolta nella cronaca, cerca il consenso tra i cittadini, si mimetizza, ha rimesso nella fondina le pistole perché non vuole dare nell'occhio, per fare agire indisturbata, per fare affari. E questo panorama, dopo averlo scritto sull'inchiesta in narcomafie, ovviamente l'abbiamo continuato a seguire poi sul Tacco d'Italia per tutti i risvolti di cronaca. E un aggiornamento è stato pubblicato sul Tacco d'Italia, a mia firma, a firma di altre colleghe. Francesca Quarta, che è una brava collega che collabora con il Tacco, ha scritto un pezzo che si chiama Gli Insospettabili, e che parlava, prendeva la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta antimafia e diceva quali erano le aziende che secondo la Commissione avevano collusioni, erano influenzabili dalla Sacra Corona. Mi ha telefonato l'imprenditore di questa azienda, ha telefonato prima ad un mio familiare dicendo sto chiamando, invece di chiamare me direttamente o chiamare la redazione, partono sempre dalla famiglia, quindi sto chiamando, poi ha chiamato me. Tu non puoi pubblicare, tu non puoi prendere questi documenti e pubblicare così le notizie, ma guarda che sono documenti ufficiali. Sì, però così rovini le persone, rovini le imprese. Ecco, io questo voglio dire, che se dare le notizie e quindi fare il proprio lavoro diventa in Italia pericoloso e dobbiamo mettere in conto di ricevere questo tipo di intimidazioni, fermiamoci a riflettere, perché l'emergenza democratica è reale, è concreta. Allora, grazie. Grazie a Marilu, che diciamo altri particolari li potete leggere sia sul sito del Tacco d'Italia sia su quello di Ossigeno per l'informazione, comprese le ultime gravissime minacce che Marilu ha ricevuto, lei e la sua famiglia, proprio perché ha rivelato come delle imprese che vengono messe fuori gioco perché risulta che hanno dei collegamenti con la mafia, con la Sacra Corona Unita, poi fanno una serie di giri e ritornano pulite e vergini a concorrere a tutti gli appalti. Lei ha svelato questa cosa, come ha detto lei ha portato sulla scena pubblica delle cose che tutti conoscevano, però fino a quando un giornalista non le porta sulla scena pubblica si può fare finta che certi fatti e certi documenti non esistano. Allora, guardate, io vorrei mantenere questo ritmo bello, abbiamo ancora due testimonianze molto importanti da ascoltare, però le vorrei inframmezzare con questi saluti. Io appunto ho chiamato prima Giovanni Rossi, c'è anche Daniela Stigliano della Federazione della Stampa qui, ecco, quindi io li invito a portare un saluto tenendo conto dell'economia del tempo e del fatto che noi vogliamo dare la parola anche ad altri che l'hanno chiesto, quindi cerchiamo tutti di rispettare i tempi. Allora, non so, Daniela o Giovanni, tutti e due, non... Molto brevemente, come ha detto appunto il collega Spampinato, per consentire poi di sentire con più ampio spazio le testimonianze. Tre cose. La prima, ovviamente, è un ringraziamento a Spampinato per averci invitato, e un apprezzamento per l'iniziativa e un saluto da parte del segretario generale della Federazione, Franco Siddi, e del presidente Roberto Natale. Credo che iniziative di questo genere dovrebbero avvenire non solo a Roma, ma diffondersi sul territorio nazionale. Nelle realtà territoriali, nelle regioni, andrebbero appunto moltiplicate questo tipo di iniziativa.
La seconda cosa che volevo dire è che il tema delle intimidazioni, della, diciamo così, del condizionamento al lavoro giornalistico si intreccia, a mio modo di vedere, con quello del precariato. Certamente uno degli elementi fondamentali delle difficoltà che il libero giornalismo ha nel nostro Paese è rappresentato dall'enorme diffusione del precariato, di trattamenti economici vergognosi, non c'è altra parola che possa definirli, e dalla mancanza di regole adeguate per tutelare il lavoro giornalistico svolto non con rapporto di lavoro dipendente. Maturare culturalmente, democraticamente, come ad esempio prima diceva il collega Butturini, significa, a mio avviso, superare questo deficit, appunto, di riconoscimento della professione giornalistica che viene compressa, svilita e posta ai margini, nella sua funzione che invece è fondamentale, dalla diffusione del precariato. Siamo nel palazzo della Camera dei Deputati, la Camera dei Deputati è chiamata ad approvare una normativa che riconosce l'esigenza che per legge si stabilisca un equo compenso al lavoro giornalistico. Colgo l'occasione per dire che deve essere approvata il più rapidamente possibile. La Camera deve approvarlo, a nostro avviso ovviamente, e senza voler condizionare il libero esercizio dei rappresentanti del popolo, senza modifiche, affinché vada immediatamente a regime. Poi non sarà, come è anche stato detto ed è giusto dirlo, la soluzione del problema, certamente non ci illudiamo che quella norma risolva il problema, e però ci interessa prima di tutto un riconoscimento ufficiale per legge del fatto che in Italia quel problema esiste, va regolamentato e va risolto. E poi all'interno dei meccanismi previsti da questa legge cercheremo di trovare, in rapporto con gli altri rappresentati nella commissione che la legge prevede e debba poi definire l'equo compenso, una soluzione appunto equilibrata di questo problema. È un passo avanti fondamentale che deve essere compiuto, senza il quale non possiamo parlare di un'attenzione adeguata allo sviluppo democratico del Paese. L'ultimissima cosa che voglio dire è che c'è un interlocutore che deve essere chiamato alle sue responsabilità e che sono gli editori e le loro rappresentanze. Non è possibile che ai problemi che qui vengono rappresentati, compreso anche quello che io ho rappresentato del precariato, ci sia un atteggiamento da parte delle organizzazioni che appunto tutelano e rappresentano gli editori italiani, un atteggiamento di distacco, di osservazione e non di intervento e di assunzione di responsabilità. È stato fatto, l'abbiamo ottenuto nel caso della legge sulla diffamazione, deve essere fatto e ottenuto che la Federazione degli Editori si impegni anche su questi temi. Ne va non solo del nome degli editori italiani, che è già molto, diciamo così, segnato e discusso, ma ne va della possibilità che la libera informazione si svolga in un mercato davvero libero e non condizionati da comportamenti che ovviamente mettono in difficoltà coloro che vogliono starci in modo corretto e leale. Anche su questo noi richiamiamo la loro responsabilità agli editori e di nuovo torno alle responsabilità che il Parlamento ha di approvare le norme che sono all'attenzione della Camera il più rapidamente possibile affinché si possa poi lavorare concretamente per risolvere questo problema. Grazie Giovanni Rossi. Anche noi sollecitiamo anche gli editori a occuparsi di questi problemi insieme a noi, a portare il loro contributo. Allora, adesso noi chiuderemo le testimonianze con l'intervento di Marilena Natale. Con Marilena Natale, che ascolteremo dopo Luisa Betti. Allora, Marilena ci porterà una testimonianza da un posto che per tutti noi è molto significativo, per tutte le cronache che abbiamo letto in questi anni, perché lei lavora e vive ad Aversa, lavora a Casal di Principe, Casa Pesenna, tutti, quindi sarà, diciamo, dal cuore di quella che noi abbiamo individuato come Gomorra, questa cosa, dove veramente, insomma, si toccano dei problemi
molto pesanti in cui fare la cronaca, diciamo, dei fatti che riguardano personaggi criminali, capi dei casalesi, insomma, è piuttosto hard. Però è interessante che ascoltare prima Luisa Betti. Luisa Betti lavora a Roma, perché la guardate, la storia di Luisa Betti, ce la spiegherà lei, e delinea, proprio disegna tutta un'altra parte del problema, che qui è stato detto giustamente che chi racconta dei fatti che si vorrebbero tenere nascosti può passare dei guai, no? Ecco, Luisa si occupa invece, i suoi guai sono cominciati perché lei, seguendo dei fatti, ha espresso delle opinioni critiche su un modo che si dava per scontato di affrontare un certo problema che riguarda l'affido dei minori. Allora, Luisa dirà a lei il resto. Lei ha un blog sul Manifesto che si chiama Antiviolenza, e occupandosi di questo problema ha subito dei pesanti attacchi e delle minacce. Luisa Betti. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare appunto di essere qui, ringrazio in maniera particolare il CPO di Stampa Romana, Nella e Arianna, che hanno voluto che io fossi qui oggi, ma non per me, per appunto la storia che vado a raccontare e che riguarda, appunto è stato accennato, l'affido condiviso, ma soprattutto i bambini che vengono sottratti alle famiglie e vengono portati in casa famiglia. Voi avrete visto, diciamo, tutti quanti il caso del bambino di Padova, che è stato appunto portato via dalla scuola e messo in casa famiglia con un'ordinanza, però diciamo appunto con una modalità che è stata trasmessa in tutte le televisioni e in tutti i network a livello internazionale. E la mia storia parte prima, parte dalla radice di questo problema, perché io mi occupo di diritti delle donne e dei minori e mi ero, insomma, già occupata in diversa maniera di quello che è la PAS, cioè la sindrome di alienazione parentale, che conoscevo abbastanza bene. E ovviamente lavorando, diciamo, a stretto rapporto con tutte quelle che sono le associazioni che si occupano sia dei diritti delle donne, quindi sulla violenza, soprattutto sulla violenza domestica e anche sulla violenza assistita, cioè la violenza a cui i minori assistono in caso di violenza domestica, diciamo, sono abbastanza aggiornata in tutto quello che succede anche nei tribunali. E a un certo punto mi rendo conto a giugno che ci sono 4 disegni di legge proposti al Senato di modifica dell'affido condiviso, in cui viene introdotta appunto la sindrome di alienazione parentale. Vi devo dire che questa cosa, diciamo, ormai fortunatamente, insomma, attraverso anche l'eco che ha avuto il caso di Padova, è stato accertato, anche il Ministero della Sanità ha detto che questa sindrome non esiste, non c'è una malattia che appunto colpisce i bambini che sono appunto manipolati da un genitore fino addirittura a ripudiare l'altro genitore. E quindi appunto, avendo visto che questa sindrome veniva inserita diciamo come norma di legge, mi sono un po' spaventata e sono andata a vedere. Cosa ho trovato? Ho trovato 4 disegni di legge che erano stati presentati con una trasversalità politica, cioè tutte le forze politiche, e che diciamo appunto all'interno di questo, della modifica dell'affido condiviso che in Italia è passata nel 2006, portava a norma di legge una cosa che in questi ultimi anni ormai si usa come prassi, soprattutto al tribunale, cioè nei tribunali dei minori, ma anche il tribunale civile, in fase di separazione e quindi diciamo di affido dei minori, succede che molte volte uno dei due genitori, che sono per lo più comunque, insomma, i padri, facciano ricorso
per ottenere l'affido del minore usando questa sindrome. Diciamo che viene usata sempre di più nei tribunali, in maniera ovviamente insomma non riconosciuta ufficialmente, e quindi il passaggio a questa legge avrebbe reso tutto ciò ufficiale. Allora mi sono andata a vedere questi disegni di legge, ma soprattutto ho alzato il telefono e ho cominciato a verificare tutte queste cose e ne ho iniziato a scrivere. Ma ho scritto quello che succedeva, cioè ho descritto che cos'era questa sindrome, ho descritto quello che succedeva nei tribunali, ho descritto quello che c'era in queste leggi. E dopo un po' che me ne occupavo, sia insomma sul manifesto ma soprattutto sul blog che aggiornavo con molta, mi sono arrivate, diciamo così, delle richieste. Io non sapevo niente, non sapevo a che cosa stavo andando incontro, dicendo: oh, ma guardi, non è proprio così, noi vorremmo che lei ospitasse anche altre opinioni. Ho detto: va bene, dite la vostra, e ho aperto il blog. E ovviamente non pensavo, cioè l'ho fatto in assoluta buona fede, è iniziato un dibattito e a un certo punto mi sono resa conto che questi venivano sul mio blog a parlare, poi ho messo in contatto delle psicologhe, insomma, che si occupavano, e invece all'esterno, cioè su tutto il web, c'era la mia foto tipo wanted, in cui si diceva: questa praticamente è una cretina, non capisce niente, non ha nessun titolo per parlare di questa roba, e in realtà la PAS esiste, in realtà è diciamo un problema, e questa sta continuando, no, a parlarne praticamente a vanvera. Quindi ho sospeso il blog, ho detto: no, questo non è un confronto, diciamo, aperto, corretto, e quindi chiudo appunto interventi esterni. Da questo è nato tutto. Ho cominciato ad avere minacce di diverso tipo, da cose, insomma, perché poi a quel punto sono andata a vedere chi erano queste persone, cioè tutta, diciamo così, questo gruppo che ho chiamato appunto Lobby Pro Pass, che è un'organizzazione, diciamo, accurata, nel senso che ha tantissimo sul web, ma soprattutto ha un'infiltrazione molto grossa all'interno dei tribunali. Tra l'altro psicologi che appoggiano questa sindrome che non esiste, quindi praticamente anche a un livello professionale, insomma, questa cosa bisognerebbe rivederla, e fanno delle CTU. Le CTU sono delle consulenze tecniche d'ufficio che dovrebbero essere all'interno dei giudizi super partes, quindi no, tu non puoi tendere, insomma, da una parte o dall'altra, devi essere oggettivo quando fai queste CTU. E quindi ho scoperto un mondo. Le minacce che ho avuto sono state appunto dalle banali: ma vai a fare la parmigiana, occupati di oroscopo e cronaca rosa, a appunto, cioè, lei si dovrà rendere conto che non è vero quello che scrive, ma per lei sarà troppo tardi, e quindi ho dovuto anche fare, insomma, un esposto, eccetera. E la cosa, diciamo, che ho vissuto nei mesi, perché ovviamente non ho mollato, è stato proprio questa violenta pressione a intimidirmi. È una cosa che mi ha fatto andare ancora più a fondo, perché ho detto: qua c'è qualcosa di più. Cioè, che cosa stanno facendo a questi bambini? Ci sono 40.000 bambini adesso che sono in casa famiglia. Da una parte ci sono bambini, insomma, che stanno lì per indigenza, eccetera, ma molti diciamo sono lì proprio perché in un contesto giuridico diciamo il giudice non sa cosa decidere e manda magari il bambino in casa famiglia. Quello che è spaventoso però è che tutto questo è passato in questi anni, cioè dal 2006 a oggi, completamente in silenzio. A un certo punto questa legge in Senato, che è stata poi, diciamo, riunita in un unico disegno, è stata bloccata, perché senatori e senatrici dell'IDV e del PD si sono resi conto che cosa stavano facendo, e quindi si sono fermati, sono stati presentati degli emendamenti. A quel punto si sono scatenati, cioè hanno iniziato a minacciare tutti quanti, hanno minacciato anche in prima persona la senatrice Silvia Della Monica, hanno minacciato altri senatori e senatrici che avevano appunto proposto degli emendamenti e che si erano imposti rispetto a questa legge, che è stata comunque bloccata.
E a quel punto io ho difeso queste persone, no? Cioè, c'erano delle cose tipo, descriviamo Silvia Della Monica mentre mangia un bambino. Oppure, questi qui li dobbiamo far cacciare tutti quanti dai loro partiti, oppure con le loro facce, anche perché questi sono i metodi, con l'orologio, no, della bomba di Bologna, dicendo quando è l'ora di questi qua. Cioè delle cose, insomma, pesanti. Tra l'altro tutto quanto ovviamente sotto nomi diversi e quindi diciamo di difficile rintracciabilità da questo punto di vista, però in maniera massiccia, quindi non è una cosa che ha coinvolto solo me, ha coinvolto altre persone, ha coinvolto anche le avvocate che se ne occupano. Tant'è che a un certo punto hanno minacciato anche il giornale dicendo noi facciamo querela perché Elisabetta è... E io mi sono preoccupata subito del giornale perché il manifesto non sta in buone acque e quindi ho detto vabbè non vi preoccupate se mi querelano, io ho le avvocate gratis che già mi hanno detto non ti preoccupare perché difendiamo te, il giornale, tutti quanti. E quindi insomma, e la cosa bella è stata che si è creata una solidarietà enorme, e quindi tutte le associazioni, tutte le persone con cui io lavoro, di cui scrivo, che hanno mandato lettere, e quindi sia persone diciamo comuni, cioè, normali, ma anche associazioni insomma, nazionali di sostegno. La cosa importante quindi è non stare zitti. La prima cosa è divulgare tutto quello diciamo che succede, non mai rinchiudersi dentro casa e dire oddio adesso come faccio. Io devo dire che ho anche insomma temuto per la mia famiglia e poi tra l'altro c'è una violenza psicologica, io mi occupo di violenza. Allora, quello che ho subito è stata una violenza psicologica di condizionamento molto profondo, perché da una parte mi sono resa conto che diciamo, ci sono dei casi molto gravi di violazione dei diritti dei minori, che sono però proprio istituzionalizzati, cioè qui c'è un problema proprio all'interno dei tribunali, all'interno della magistratura, e quindi una roba molto grossa, mi sono resa conto che c'è un business di queste case famiglie, perché i bambini costano da 3.000 a 6.000 euro cada uno allo Stato. E mi sono resa conto che anche tutto questo circuito della PAS sotto ha diciamo, degli interessi, tant'è che c'è un giornale americano, perché la PAS viene dall'America, dagli Stati Uniti, che dice appunto se volete capire chi sono questi seguite la via del denaro. E quindi diciamo tutta una parte che ovviamente era completamente sommersa. Quindi il fatto di tirarlo fuori poi mi ha messo in contatto anche con le persone, con madri che hanno subito tutto questo. 3 giorni fa sono stata a Napoli a un convegno che ho moderato, un convegno di 6 ore con degli interventi stupendi da parte di psichiatri, di psicologhe, di avvocati, e di testimonianze molto, molto forti. E lì ho avuto una certezza, cioè che tutte le volte che in un tribunale ci sta un problema di violenza domestica, di abuso sessuale, di violenza fisica all'interno della famiglia e c'è di mezzo un minore per cui si chiede l'affido esclusivo, automaticamente l'altra parte chiede una verifica e quindi fa appello alla PAS. Quindi la PAS viene usata cioè in tutti i casi in cui diciamo ci sono dei tipi di violenza. E nel momento in cui il giudice diciamo dà retta, perché poi questo è, a quello che sono le perizie dei servizi sociali, che fanno diciamo delle analisi così, cioè interrogano la madre, il figlio, il padre e senza ricostruire tutta la storia, dove addirittura ci sono Scusa, no, dobbiamo economizzare sì. Il tempo perché stringo. A livello penale diciamo ciò non viene riconosciuto. Questo solo per dire e per invitare tutti quanti a diciamo, dare uno sguardo a questa storia, perché ovviamente non è finita qua. Ma appunto diciamo va messa insomma. Allora, ringraziamo Luisa e le auguriamo buon lavoro e ancora più solidarietà. Io raccolgo solo un elemento e sottolineo, e
la solidarietà e la capacità di reazione è fondamentale su queste cose, e anche la capacità di mescolare storie diverse, di trovare il filo comune. Ad esempio, noi come Ossigeno ragioniamo da tanto tempo sulla creazione di un deterrente. Noi abbiamo individuato anche quale sarebbe il deterrente, e si potrà realizzare solo quando si muoveranno delle istituzioni. Cioè, il deterrente consiste nel creare un portale, un meccanismo di risonanza di tutti i casi di minaccia, perché se appena un giornalista viene minacciato perché ha scritto, sta scrivendo qualcosa, e c'è un meccanismo per cui appena si minaccia un giornalista i suoi articoli, le sue cose arrivano nelle case di tutti, ecco, magari ci pensano due volte prima. Però questo richiede che le istituzioni partecipino a questo. Noi abbiamo lanciato il progetto, vediamo se si potrà prima o poi. Allora, io adesso do la parola a Marilena Natale, però vorrei dire che vogliamo pure ascoltare, prima di chiudere, ancora, ripeto, Daniela Stigliano, Vanna Palumbo, Alessandra Mancuso e altri che, secondo me, se utilizziamo bene il tempo possiamo chiudere in un orario utile. Allora, Marilena. Grazie a tutti. Io prima devo ringraziare Alberto, io lo dico sempre, è Ossigeno, perché da quando c'è Ossigeno noi cronisti di provincia siamo meno soli, e la mattina, diciamo, quando esco di casa ho meno paura. Non lo dico perché sta qui, però è vero. Tutte le sere leggo due pagine del libro che lui ha scritto nella storia del fratello per farmi coraggio. Io sono una giornalista, una cronista, e vivo ad Aversa, a 2 chilometri da Casal di Principe. Nella mia terra per 30 anni abbiamo assistito al suicidio dello Stato. La camorra prolifera dove lo Stato manca, e da noi lo Stato è mancato. Sono mancate le istituzioni, e la camorra da agricola è diventata mazzonica, è diventata imprenditoria. Io sono la mamma di un ragazzino di 17 anni e di un ragazzino di 12 anni, ho 40 anni, e li ho festeggiati con gli amici in una casa del bosco, giusto per provocarli, e non ho nessuna intenzione, non ho mai avuto intenzione di lasciare la mia terra, malgrado la falda acquifera sia inquinata e malgrado sia stata martoriata. Mi pongo come tramite a tutte quelle persone che hanno paura, quindi mi sono messa a disposizione dei miei concittadini per dare loro la voce, perché vivere a Casal di Principe, dove venivano sterminate le famiglie, dove se tu aprivi gli occhi che l'auditante stava sotto casa, è difficile. Lì si è generalizzato un po', no? Si è fatto di un'erba un fascio, ma ci sono tante persone che la mattina si alzano e vanno ad arare i campi di una terra che non può produrre nemmeno più frutti sani. E io mi sono posta per fare questo. All'inizio è stato un po' difficile, no? Perché le persone dicevano, ma è stato difficile soprattutto perché sono una donna. Cioè, non perché sono una cronista, perché sono una donna. Perché le donne, nella nostra terra, erano viste diversamente. La donna deve stare a casa, deve curare la famiglia, deve fare la mamma. Se poi una donna racconta ai giornalisti e dice di no a un uomo, lì sono guai. E se dice di no a un politico colluso, i guai sono peggio. I miei primi guai sono cominciati quando ho intrapreso proprio a parlare della collusione politica e con la collusione mafiosa. Lei parlava dei servizi sociali, degli affidi. Io ho scoperto delle infiltrazioni mafiose all'interno del comune di Casal di Principe, proprio nell'ambito dei servizi sociali. Che cosa accadeva? Accadeva questo, che mentre per i lavori pubblici tutto doveva passare per la stazione unica appaltante, e quindi la gara veniva fatta lì, per i servizi sociali la gara veniva fatta nell'ambito, e quindi nel comune capoarea. Fortuna vuole per loro, che io me ne sono, fortuna per me e sfortuna per loro,
che io mi sono accorta che queste gare venivano fatte nel comune di Casal di Principe. Soltanto che succedeva che mentre una gara era di 100.000 euro, loro affidavano, a posto di fare la gara, affidavano 5 servizi da 20.000 euro, tutte a ditte riconducibili al clan. Al che io mi alzo una mattina e vado a vedere questi affidi, perché poi nelle more di una gara, per legge, ne puoi affidare uno di servizi nelle urgenze, però tutto il resto li devi affidare nella gara. Non è pensabile i servizi ai disabili, la tutela della minorile, non è pensabile di fare queste cose. Scendo una mattina e mi vado a guardare tutti gli operatori che devono stare a lavorare, quindi chi dà il disabile, chi dà i bambini. Signori, non c'era nulla, tutto fantasma. Con la conseguenza sindaco colluso, assessori collusi, assessori provinciali collusi, e tutto questo veniva fatto nel momento in cui io già avevo fatto un'altra denuncia, perché sempre in precedenza quell'amministrazione che si era insediata a Casal di Principe era stata, i seggi si sono chiusi con il sequestro delle urne, perché c'era un'indagine per 416 bis e 416 ter, un'indagine che io avevo seguito da vicino e che avevo anche io denunciato, perché fuori a un bar una mattina sentivo parlare a una signora che una lavatrice non funzionava, ma io quello non l'ho avuto per quella lavatrice, perché io chiamai il capitano dei carabinieri, mi si sente, ma mi dici che ci azzecca a Casal di Principe una lavatrice con non voto? Andai a sporgere regolare denuncia di quello che avevo sentito, per questo dico sono pure fortunata che mi trovo sempre nei momenti giusti, quindi peggio per loro. E poi si è scoperto che praticamente c'era un voto di scambio. Alla fine l'amministrazione si insedia con 6 iscrizioni nel registro degli indagati, tra cui persone note, per 416 bis e 416 ter, che per chi non conosce associazione mafiosa è voto di scambio politico mafioso. Da lì cominciano i miei guai. Un giorno mi hanno prelevato da un bar, mi hanno portato via i carabinieri e io non capivo perché poi mi era successa quella cosa. Successivamente, il 6 dicembre, quando poi notificano le ordinanze di custodia cautelare, il principe e la scheda ballerina, dove tutti 86 sono stati rinviati a giudizio, quindi dicevo sarà un prossimo processo a gennaio, scopro nell'ordinanza di custodia cautelare che uno degli indagati, che poi finirà arrestato, era pronto a venirmi a sparare fuori al bar dove io stavo. In quel momento ho realizzato un po' la paura, no? Perché comunque di lasciare i miei figli, di poter, ma nemmeno quello, di non poter completare quello che sto facendo per la mia terra. Io qualche tempo fa dicevo, io vengo dalle terre di Gomorra, signori, io sono qui per presentarvi pure una cosa, io vengo dalle terre di Don Diana adesso, la mia terra ha bisogno di rinascere, la mia terra ha bisogno di tutte le persone, non ha bisogno di militarizzazione. La mia terra, è normale che se nella mia terra un ragazzino, un ragazzo di 20 anni non ha lavoro, viene assoldato dalla camorra, se può comprarsi un paio di scarpe. Abbiamo militarizzato, va bene, adesso abbiamo bisogno di qualcosa e di valori e di punti di riferimento diversi. Le donne hanno bisogno di qualcosa di diverso. Noi a Castel Volturno abbiamo una sartoria fatta dalle cooperative sociali, dove le donne africane, nigeriane, fanno del cucito, fanno borse, fanno delle cose. Abbiamo le donne che lavorano nei campi, dopo, nei campi, nelle terre dei boss, nella casa di Schiavone a via Bologna, è una grande villa confiscata per metà, in quell'altra metà ci sono dei bambini autistici che fanno dei biscottini e abbiamo fatto per provocazione un pacco che noi chiamiamo, una cooperativa che si chiama NCO, che se chi torna indietro alla memoria storica dice nuova camorra organizzata, noi l'abbiamo chiamata nuova cucina organizzata, nuovo commercio organizzato, per provocazione, e tutti quanti insieme, oggi i colleghi che sono lì sono andati a Bruxelles al Parlamento Europeo a presentare questo pacco che vi presenterò, e tutti insieme cerchiamo di far rinascere la nostra terra. Se qualcuno mi dice che se ho paura, no, però non perché non ho paura, perché non sono un eroe, io faccio solo il mio lavoro, forse sono un po' incosciente, ma non fa niente, possono uccidere me, come diceva Borsellino, non le mie idee. Presento il pacco. Devi anche raccontare che cosa hai combinato ad agosto dell'anno scorso, prima di aprire il pacco. C'è un problema. Allora,
La signora, io ho un problema, che convivo quotidianamente con un'altra mamma che ha 7 figli, solo che quest'altra mamma è la moglie di Sandokan. È la moglie di Sandokan, Francesco Schiavone, detenuta ad opera al 41 bis, primo fondatore del clan dei Casalesi, che ha ucciso Bardellino e poi si è messo il potere criminale. Questa signora ha 7 figli, al che io scrivo sempre di questa signora. Perché scrivo di questa signora? Perché lei comunque aveva un potere economico, il marito aveva sbagliato e stava al 41 bis, poteva crescersi i suoi figli diversamente. Invece lei che cosa si è messa a fare? Si è messa a fare la manager del crimine. E quindi che cosa ha fatto la signora? Ha candidato tutti i suoi figli al 41 bis. Il primo ha accertato 5 omicidi accertati già al 41 bis e altri 2 che devono scendere. I 2 più piccoli praticamente sono stati rinchiusi per estorsione e per altro. Un altro sta a casa e le 2 donne poi cercano fortuna nelle altre caste criminali. Questa è la sostanza così. Io scrivo di questa donna, gli scrivo che la colpa è tutta sua, perché le donne, le mamme sono il faro della casa, e se una mamma dice vicino a un figlio come viene educato il figlio viene bene, indipendentemente da questo, perché siamo donne e abbiamo una marcia in più, questo non esiste proprio. Quindi non sono io la colpevole, ma la colpevole è lei. Al che un giorno io prendo tutto, vado a casa sua, visto che dalle intercettazioni diceva che l'ultima cosa che lei avrebbe fatto era quello di togliermi da mezzo, che mi avrebbe denunciato, fatto questo, mi scoccio, vado a casa sua. E quello che vi ho detto, prendo i telefoni, glieli lascio. Non sono armata, questi sono i telefoni, che cosa mi vuoi fare? Non è mica colpa mia che i tuoi figli sono così. Io sono una mamma, i miei figli crescono bene. La colpa è tua se i tuoi figli se li hai candidati al 41 bis. Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Questo gli ho detto, in faccia. Prima che veniva lei da me. Allora, questo... Si è fermata. No, ha capito che... Allora, questo è il pacco alla camorra. Mi aiutate, ragazze? Dove sono fatti prodotti biologici. All'interno abbiamo bonificato la terra, abbiamo confetture, succhi di frutti, ci sono tante cose. E questo è uno di quei grembiulini cuciti e ricamato dalle donne nigeriane della sartoriteria Madre Castelvolturno. Questa è la cosa buona della mia terra, grazie. Io lo lascio ad Alberto come degno della mia terra. Vi invito a Casal di Principe quando volete venire. E noi siamo pronti per farvi fare un viaggio nelle nostre terre che stanno cercando di rinascere e hanno bisogno soprattutto però non dell'indifferenza e del silenzio della stampa nazionale, perché io da solo su un giornale di provincia me la canto e me la suono da solo, ho bisogno di tutti quanti voi. Grazie. Allora, grazie a Marilena della sua testimonianza, grazie del pacco della camorra. Adesso diciamo, facciamo una carrellata di interventi, io vi invito diciamo, ad autolimitarvi nel tempo in modo che possiamo sentire tante voci. Daniela, vuoi parlare? Poi dopo Daniela Alessandra Mancuso, anzi facciamo Vanna, Palumbo e poi Alessandra Mancuso. Prometto di essere rapidissima in modo da dare spazio all'altro. No, no, ma io ringrazio sicuramente chi ha voluto organizzare questo incontro e chi ha voluto diciamo, celebrare questa giornata della violenza contro le donne con un tema così, perché è veramente... Ma vorrei ringraziare soprattutto le colleghe che sono intervenute, tutte, perché le loro storie credo che debbano far riflettere tutti noi, donne e uomini che siamo qui e che siamo fuori e tutti i giornalisti e le giornaliste italiane. Vi confesso che l'intervento di Marilena, io conoscevo la sua storia per averne letto, ma mi ha dato più di un brivido. Io vengo dalla Calabria, anche se vivo, ahimè, da tantissimi anni a Milano, e alcune delle cose che ha detto mi hanno riportato indietro di molti, molti anni, perché questa mancanza di Stato è veramente qualcosa di percepibile. E chi ha vissuto in certe terre
la conosce bene, quindi perdonatemi, veramente nelle parole di Marilena ho trovato molta forza, molto coraggio, un coraggio che hanno le donne, hanno anche tanti uomini, ci mancherebbe altro, ma che quando viene incarnato questo coraggio nelle donne, nelle madri e anche nelle professioniste, io credo che abbia spesso una forza, un sapore e una determinazione diversa. Io vorrei che molte più donne entrassero, non solo nella professione, ce ne sono tante, ma magari anche lì dove si decidono tante cose che potrebbero poi avere degli effetti diretti sulla nostra professione e sul destino in fondo anche delle nostre vicende dell'Italia. Una cosa, l'ultima, che voglio dire in molte delle testimonianze ovviamente è ricorsa alla parola diffamazione oltre che minaccia. Allora io non posso che, lo ricordava Paolo Butturini, una norma che ieri per fortuna è stata bloccata, noi eravamo in piazza per fare una fiaccolata che doveva essere contro una legge diventata una piccola festa, piccola e anche breve, perché oggi ritorniamo sul problema reale, perché non è che aver ottenuto questa piccola vittoria, questa piccola soddisfazione elimina il problema di una legge sulla diffamazione che è comunque, anche se tutti dicono poco applicata, eccetera, è comunque un'infamia per l'Italia. Io non ho timore a dirlo, l'idea che comunque si possa pensare al carcere per dei reati di opinione e per chi fa il proprio lavoro è un'infamia. Questo io credo che l'appello che continua a circolare per arrivare a delle norme giuste ed eque, e quando parliamo di norme giuste ed eque intendiamo delle norme che rispettino le persone di cui noi parliamo quando devono essere rispettate, ma che eliminino qualsiasi ulteriore minaccia, ulteriore perché già ne abbiamo tante, ne subiamo tante, la minaccia della diffamazione, questa e del carcere per chi diffama o per chi è accusato di presunta diffamazione, deve essere eliminato, perché altrimenti faremmo un torto a tutti quei nostri colleghi come Esther, Marilu, Luisa e Marilena, che si battono anche per noi su tanti fronti, faremmo un torto al loro lavoro e al lavoro di tutti noi, non eliminando un elemento appunto di minaccia molto forte. Qui siamo nel luogo adatto perché questo appello risuoni ancora una volta. Io credo davvero che il mondo politico debba dare al più presto una risposta a tutti noi e a tutti i cittadini, vorrei dire. Grazie. Allora, io vi ringrazio, naturalmente innanzitutto Alberto, anzi i miei ringraziamenti sono, ecco, forse è meglio. Ringraziamenti assolutamente non formali, vi giuro che è stata fin qui già una mattinata bellissima, molto ricca, devo dire emozionante. Quindi i miei ringraziamenti non formali ad Alberto, che ha voluto fortemente questa iniziativa insieme a Nella e ad Arianna, e devo dire che vi ringrazio anche voi, però anche devo dire il messaggio del Presidente della Repubblica, il messaggio del Presidente della Camera, cioè ci hanno fatto sentire, altro che non soli, ma insomma che ancora è possibile riprendere un percorso di diciamo così, nel tessuto democratico del Paese. Io naturalmente vi ringrazio per l'invito anche a parlare, ma diciamo avrei un sacco di cose da dire, ma solo su un paio voglio soffermarmi, naturalmente per brevità, e in particolare, dato che oggi noi celebriamo la giornata internazionale di violenza contro le donne, e, come dire, questo aspetto che qui come dire, ha trovato delle testimonianze di assoluta
valore e anzi un appello che lancio io adesso all'inizio intervento è proprio quello di dare continuità a questo lavoro. Alberto, te lo chiediamo, penso che siano d'accordo le colleghe, eccetera, perché secondo me questa è un'esperienza che possiamo estendere e, diciamo così, in un'ottica di creare ulteriori sinergie, cioè ulteriori forze, ulteriori consenso intorno alle iniziative non solo di denuncia, ma anche di costruzione di un percorso fattivo, diciamo, che possa camminare verso la costruzione di una cultura e dell'affermazione, diciamo così, dei diritti delle donne, delle lavoratrici e delle colleghe in particolare. Quindi, diciamo, due sono le cose, le osservazioni che vorrei fare. Una, la prima riguarda il fatto che la violenza nei confronti delle donne, naturalmente, se è conosciuta in aumento, in forte aumento e dilagante, diciamo, fra le mura domestiche, come abbiamo potuto vedere in particolare, per fortuna, in questi giorni, denunciata ampiamente da tutta la stampa, dalla carta stampata, voglio dire, le televisioni, eccetera, ma anche con iniziative di grande pregio come quella di oggi, esiste ovviamente una violenza anche nei luoghi di lavoro. Su questa iniziativa, io, come molti di voi sanno, sono una giornalista e lavoro in CGIL, e su questa iniziativa proprio oggi si sta svolgendo, poco distante da qui, un'analoga iniziativa proprio sulla violenza sui luoghi di lavoro. E devo dire che, come dire, lascia, io sono passata da lì stamani e tutto lascia presupporre che ci siano sviluppi anche molto interessanti, di cui naturalmente assumo l'impegno di tenervi informati, di tenere tutti gli organizzatori, eccetera, informati. Allora, quindi c'è questo problema. Allora, su questo proprio un piccolo appunto, ed è il seguente. Ringrazio anche Giovanni Rossi perché ha richiamato il tema del lavoro e della precarietà, anche Paolo Butturini che, devo dire, mi ha preceduto e quindi non ripeterò alcune delle sue valutazioni. Noi abbiamo, in questa crisi che perdurerà ancora nel tempo, eccetera, abbiamo da tenere particolarmente d'occhio il problema di un segmento particolarmente, come dire, vulnerabile, che è quello dei lavoratori, delle donne lavoratrici precarie e, io aggiungo, dato il contesto, della professione di cui qui abbiamo ampia testimonianza. Solo proprio veramente una sottolineatura. Intanto chiedo scusa, una piccola parentesi, ma apro e chiudo veramente. La CGIL, a proposito anche delle ultime parole dette da Marilù, ha avviato una campagna sulla legalità che si occupa in particolare di evitare quel fenomeno che lei ha denunciato molto bene, cioè le aziende in mano alla mafia, le aziende nel momento in cui vengono confiscate o nel momento in cui vengono sequestrate, smettono e chiudono l'attività. Perché naturalmente le banche chiudono il credito, perché insomma si crea tutta una rete, diciamo, che impedisce la prosecuzione dell'esercizio dell'attività. Ecco, la CGIL ha lanciato questa campagna il 3 dicembre, quindi fra pochi giorni comincerà la raccolta delle firme in tutte le piazze, troverete questa tavolini, diciamo, per la raccolta delle firme, per aiutare, diciamo, una legislazione che impedisca questo. Chiusa la parentesi, volevo dire che è l'ultimo punto, le politiche di pari opportunità. Forse è arrivato il momento di porci il problema se non sia giusto superare il problema delle pari opportunità e parlare di non solo di valorizzazione di genere, ma di una parità effettiva che, superando il problema iniziale, perché vi ricordo soltanto che l'articolo 3 della Costituzione dice: non solo tutti sono uguali, eccetera, eccetera, ma poi dice: è compito delle istituzioni della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine, eccetera. Questo vale ovviamente in tanti campi. Credo che innanzitutto valga nel lavoro, per le donne, che sono, insomma,
è un fatto anche di democrazia, che per le donne che lavorano, per le donne di questa professione, che peraltro sono, come ho visto, anche molto giovani e in questa, inserite in questo anche vasto bacino della precarietà, su cui io investirei come sindacato, naturalmente come CGL, eccetera, e come Federazione della Stampa, questa provane, sapendo che loro sono il nostro futuro. E come si dice, di tutto si può fare a meno che del domani. Grazie. Alberto, mi permetti un attimo, solo una velocissima riflessione, sono sicura che la faccio anche a nome di Arianna. Volevo dire a Banna, ci ha fatto una proposta molto interessante. Oggi la CGL discute di violenza nei luoghi di lavoro, noi discutiamo di violenza e di intimidazione nei luoghi di lavoro. Sono due luoghi di lavoro e sono un luogo di lavoro, il luogo di lavoro di tutte. Quindi noi abbiamo già avviato una collaborazione con la CGL, con politiche di genere, la stessa Banna sta dentro il tavolo donne nei media, questo è possibile perché il tavolo donne nei media rende, come dire, no, fluida la relazione tra di noi, e quindi penso che possiamo benissimo accogliere l'invito, parliamone in un luogo solo, unifichiamo questi luoghi, va nella direzione che ci siamo date come percorso e che poi è l'essenza del nostro tavolo donne in media. Ringrazio qui le molte presidenti, rappresentanti, esponenti di associazione che hanno accolto il nostro invito a partecipare alla riunione insieme con i colleghi e le colleghe giornaliste. Unifichiamo tutto questo, abbattiamo queste mura, per cui voglio dire, no? Parliamone insieme. Scusa Nella, mentre hai la parola, tienila un attimo, puoi dire il quadro delle adesioni che si delinea all'appello, sì, già? Sì, il quadro, diamo delle la parola ad Alessandra. Il quadro delle adesioni, prima di dare la parola ad Alessandra Mancuso, che poi è la portavoce della rete Giulia, e quindi lo diciamo, ci sono molte colleghe che sono qui presenti e che facciamo in fondo parte tutte della rete, Giulia, Alessandra spiegherà di che si tratta. Sì, noi l'appello abbiamo cominciato praticamente a diffonderlo, sappiamo che oggi è il momento chiave per dare visibilità, le donne, le esponenti, insomma le associazioni che sono presenti potranno firmarlo. Abbiamo già le adesioni delle consigliere di parità sia a livello provinciale che a livello più esteso, nazionale, regionale. Abbiamo l'adesione di grosse associazioni, però insomma siamo tutte lì, grosse, piccole, territoriali, nazionali. Metteremo l'appello online, lo diffonderemo, le rappresentanti che vogliono sottoscriverlo, ne daremo pubblica lettura alla fine praticamente, sì, dell'iniziativa, che lo vogliono sottoscrivere sono ovviamente le Voglio dire pure questo a tutti prima, cioè andando via, noi abbiamo preparato una cartella che credo avete già ritirato e abbiamo anche il testo dei messaggi del Presidente Fini e del Presidente Napolitano che potete ritirare. Inoltre c'è una cartella elettronica che si può chiedere sia all'Associazione Stampa Romana sia sul modulo di contatto di Ossigeno per l'informazione, con tutti i materiali più ampi anche di quelli che sono sulla cartella. Allora, Volevo dimenticare tra l'altro il Presidente Zavoli della Commissione di Vigilanza, che ha già l'appello e lo ha posto alla sua attenzione, solo per dovere di informazione. Allora, Alessandra. Buongiorno a tutti, soltanto un breve saluto. Intanto grazie a Ossigeno, grazie a Alberto Spampinato e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità della Stampa Romana, ma grazie alle colleghe che abbiamo ascoltato, perché con la loro normalità e con il loro coraggio ci riempiono di orgoglio. Io sono qui a dare il saluto e la solidarietà di tutte le 700 colleghe che aderiscono all'Associazione Giornaliste Unite Libere Autonome. Del resto a questo tavolo, a partire da Luisa, Betty, Marilu, ne fanno parte. E uno dei motivi per cui siamo nate un anno fa come associazione, come rete, era quello, proprio la necessità di difendere la libertà di stampa, di fare inchieste, di scomodare i potenti, di denunciare i corrotti. Quindi questo a pieno titolo fa parte, diciamo, dei motivi per cui noi ci siamo costituite. Abbiamo visto che le armi che usano per intimidirci e metterci il bavaglio sono le minacce e sono le querele, e questo è il motivo per cui quando le querele per diffamazione vengono usate, come nei vostri casi, per intimidirci, noi siamo state in piazza contro la legge.
noi vogliamo che si scriva, noi abbiamo visto che le croniste minacciate sono molto spesso precarie, ce lo ricordavano i colleghi della federazione, sono del sud molto spesso. Noi vogliamo che se ne scriva, si scriva delle loro storie e delle inchieste che fanno. Noi lo facciamo col nostro sito, Giulia Giornalista, abbiamo con Esther seguito anche con interviste la sua vicenda, quelle di Marilù, e lo faremo presto con Marilena. Quindi grazie di nuovo, perché voi avete acceso i riflettori oggi su questo, e ha ragione Vanna, noi dobbiamo continuare a tenerli accesi. Quindi come Giulia siamo a disposizione, non soltanto aderiamo all'appello, questo già darlo per scontato, ma siamo a disposizione per lavorare insieme, capire come andare avanti anche sugli strumenti di deterrenza che diceva Alberto. Grazie. Posso ringraziare pubblicamente Giulia, perché quando io ho subito le minacce eccetera e ho portato anche la PAS all'interno di Giulia, ho avuto una solidarietà enorme, e per me è stato molto importante, non solo perché mi sono sentita più forte, ma anche perché sono riuscita a comunicare alle altre colleghe, che poi ne hanno fatto ottimo uso, quello che era appunto il problema della PAS e sui minori. Grazie. Allora ci avviamo a concludere. Giuseppe Mennella, che è un grande collaboratore di Ossigeno. Meno male che Ossigeno c'è. Non volevo collaborare con Ossigeno, non ci pensavo proprio, ma poi l'irruenza, la forza di convinzione del siciliano qui è una cosa che non si può. Ora però io devo dare, lo dico anche alle giovani... Lui in realtà è una vittima di Ossigeno. Io sono una vittima di Ossigeno, altro che voi. Però io da qualche anno, oltre a fare il giornalista, ma questo ormai appartiene quasi all'altro millennio, ho l'onore, ma è una fortuna, una cosa meravigliosa, di insegnare in una laurea magistrale di scienze dell'informazione, non c'entrano niente la scienza con l'informazione, comunque si chiama così, alla laurea magistrale di Tor Vergata, e insegno deontologia, quindi come dovrebbe essere un giornalismo, se non corretto almeno onesto. E allora abbiamo stabilito con la facoltà di lettere e filosofia la convenzione. Noi siamo convenzionati, io sono convenzionato con la facoltà con l'università, l'università è convenzionato con me, con Ossigeno, una convenzione in cui poi studiamo anche dentro il corso di deontologia anche questo aspetto particolare dei giornalisti minacciati. E la cosa ha preso così questi studenti, che alcuni adesso abbiamo cominciato a mandarli anche, la prima esperienza in atto, gli studenti vanno da Alberto a vedere come si lavora, che cosa è, come si costruisce un rapporto, che cosa succede, come si conserva a memoria delle cose che le giornaliste e i giornalisti minacciati scrivono, perché questo è poi il problema, è la traccia, no? Deve restare la traccia. E ora, senza alcuna mia forzatura o richiesta, ce ne sono alcune qui presenti che possono testimoniare, sono gli studenti a iniziare, all'inizio, se ne abbiamo tre in corso, chiedono la tesi di laurea su questo argomento delle querele temerarie dei giornalisti minacciati. Quindi il fatto che l'argomento entri nella quella che una volta si chiamava l'Accademia, è il segno della penetrazione nella cultura, nella vita, nel senso comune di elite, naturalmente, qui parliamo di masse popolari, parliamo dell'Accademia, dell'Università, ma sono opinion maker anche quelli, e di questo argomento che, se non fosse stato per lui, per Ossigeno, per queste aule che ci ospitano, se ne saprebbe poco, pochissimo, non se ne saprebbe nulla, e invece siamo a una penetrazione tale che perfino l'università si sta aprendo e cominciamo a fare le tesi di laurea. Grazie.
Allora, prima di concludere, io vorrei che le nostre ospiti dicessero ognuno una battuta sulle cose che hanno detto le altre e che abbiamo detto noi, e poi Arianna saluterà tutti. Allora, cominciamo Marilu. Vorrei fissare un concetto, una parola che è stata ripetuta oggi, viene ripetuta sempre in queste occasioni. E si parla di eroismo e di coraggio. Io lo ripeto sempre e ci tengo moltissimo a ribadirlo qui in questa sede istituzionale. Non mi sento un eroe, non mi sento coraggiosa, faccio solamente il mio lavoro, cerco di farlo onestamente e come giornalista e donna devo aggiungere una cosa in più, una riflessione in più che è venuta fuori anche sotto traccia oggi. Quando io dico mi presento, parlo, dico di essere una giornalista che fa inchiesta, gli occhi un po' si riempiono di ammirazione, collegando subito il lavoro del giornalista al lavoro eroico, quando invece tale non è, sono solo una cronista. Quando poi dico di essere una mamma, gli occhi si riempiono un po' di commiserazione. Da una parte di condanna, dall'altra, come se essere giornalista e mamma significhi mettere a rischio i propri figli, essere una mamma irresponsabile. Mi è stato anche chiesto, e mi è stato chiesto da anche una persona che rappresentava le istituzioni, di lasciare stare, di abbandonare il mio lavoro, di pensare ai figli. Oggi in Italia, se si chiede a una giornalista e mamma di scegliere tra il lavoro e la maternità, ed mi è stato chiesto anche questo, significa che siamo fortemente in emergenza democratica. Sono molto contenta, ma contenta nel senso latino del termine, come felicemente piena, quindi molto contenta e soddisfatta di essere qui e di aver sentito le testimonianze di Luisa, Marilena e Marilu. Uscirò da questa sala con un pensiero assolutamente positivo, nel senso che sono qui con delle donne che oltre ad essere croniste sono anche madri, e quindi è un grazie per avermi dato questo profondo messaggio di speranza, perché mi viene spesso chiesto anche da persone care vicino a me: ma sei sicura di voler fare questo lavoro? Sei sicura di voler fare da cronista? Cosa sarà del tuo futuro? Sì, grazie, perché mi avete proprio dato una carica emotiva e professionale molto grande, soprattutto perché siete anche delle madri, e quindi vi ringrazio per questo. Io invece vorrei fissare la parola amore, l'amore per la mia terra, l'amore per i miei ragazzi e l'amore perché con l'amore riuscirò a cambiare le sorti di un popolo un po' abbandonato, no? E però la parola amore la voglio fissare con voi, perché io da sola non faccio niente. Se voi invece che state qui parlate delle storie della mia terra, a me di solito i giornalisti cercano gli scoop, io non voglio gli scoop, io voglio che le cose cattive della mia terra vengano messe in luce, perché solo così, perché da soli, come diceva Paolo, siamo solo morti che camminiamo. Grazie. Mi riallaccio a Marilena dicendo che la cosa fondamentale è la solidarietà, e nella maniera più assoluta, cioè una rete di solidarietà fortissima rispetto appunto alle colleghe che si occupano di queste cose, ma la cosa fondamentale è che se ne parli non solo su un giornale di provincia o non solo su appunto un blog, ma che questi devono essere argomenti trattati dai giornali a grande tiratura, devono avere visibilità, perché questo è il nostro paese, e se noi vogliamo cambiare il nostro paese dobbiamo informare, e le persone devono essere informate tutte, non solo a casa sua, a casa sua, a casa sua. Cioè, se non si amplia, se non si rompe veramente, se non si squarcia questo velo, non possiamo andare avanti. Allora, il velo squarciato va bene. È giusto. Certo. Allora, scusa, adesso io do la parola ad Arianna e a Annella per chiudere,
Volevo riprendere queste ultime parole di Luisa perché le condivido pienamente, credo che le condividiamo tutti, perché io non capisco perché le storie che ci hanno raccontato queste giornaliste non ce le hanno raccontate i telegiornali in prima serata, non ce le hanno raccontato i grandi giornali, perché sono delle storie importanti, sono delle storie anche belle, sono delle storie anche positive, magari rinunciando a qualche pagina che spiega come si cucinano gli spaghetti, qual è il colore più di moda, eccetera. Forse i giornali lo potrebbero fare ed è una delle cose che noi chiediamo con questo appello. Quindi adesso io vi saluto, do la parola ad Arianna che saluta gli ospiti e poi vorrei che a chiudere fosse proprio Nella facendo questo ultimo, un'ultima illustrazione dell'appello e di come e di che appuntamenti ci diamo. Allora Arianna. Io intanto ringrazio le colleghe e i colleghi che sono intervenuti qui oggi, e invitando tutti a farsi moltiplicatori delle informazioni, dei pezzi di vita che ci hanno portato qui le colleghe Marilu, Esther, Marilena e Luisa, che non sono assolutamente gelose dei loro scoop, ma vogliono fare informazione, vogliono che la verità venga fuori, non solo sui loro giornali, ma anche sulle grandi testate nazionali. Ringrazio poi in particolare alcune presenze, quella di Monica Pepe della rete Zero Violenza Donne, Ilaria Capitani, presidente della CPO Usigrai, Franca Eckert Cohen, la nostra amica, pilastro della comunità ebraica e già delegata del Comune di Roma alla multietnicità. Poi ringrazio due parlamentari che sono stati con noi, l'onorevole Beppe Giulietti e l'onorevole Amalia Schirru. Per chi ho dimenticato integrerà Nella Condorelli, a cui cedo la parola anche per soffermarci in finale sul nostro appello che invito tutte e tutti a firmare. Grazie. No, non ho nulla. Non ho nulla da aggiungere a quello che hanno detto. Non ho nulla da aggiungere a quello che hanno detto le colleghe e a quello che ha detto Arianna. Anch'io ringrazio tutti e credo che l'unica cosa da farsi è leggere l'appello. E veramente questo appello non lo voglio leggere da sola. Non abbiamo fatto mai nulla da sole. La nostra, come dire, la nostra CPO, il metodo di lavoro che ci siamo dati è quello di condividere tutto, di fare tutto insieme e di condividere, che non è un metodo facile, non è un metodo semplice, però è il metodo. Quindi io lo condivido con Arianna, la lettura dell'appello, poi non so se è troppo frammentaria condividerlo con tutte, però è come se lo condividessimo veramente con tutte voi. Allora comincia Arianna e finisco io, largo alle più giovani. Alterniamoci. Nella ricorrenza della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita nel 1999 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, celebrata congiuntamente a Roma il 27 novembre 2012 nella sala Aldo Moro del Palazzo di Montecitorio, sede della Camera dei Deputati, per iniziativa della Commissione Pari Opportunità dell'Associazione Stampa Romana, dell'Associazione Ossigeno per l'Informazione, osservatorio sui giornalisti minacciati in Italia, promosso da FNSI e ODG, dell'Ordine dei giornalisti del Lazio, con l'incontro Il velo squarciato, intimidazioni e violenze contro le giornaliste, le testimonianze, l'appello, durante il quale sono state presentate le testimonianze di 4 giornaliste vittime di minacce e intimidazioni nello svolgimento della loro attività professionale. Premesso che in Italia la violenza contro le donne in quanto donne continua a generare numerosi e gravi delitti, tra cui oltre 100 omicidi l'anno per femminicidio, all'origine della violenza contro le donne ci sono in primo luogo le seguenti cause. L'ignoranza del basilare concetto di uguaglianza tra gli esseri umani senza distinzione di genere. Il permanere di anacronistici comportamenti discriminatori e di pregiudizi e stereotipi di genere. La difficoltà di rendere universalmente accettati i valori della parità. Il permanere di condizionamenti culturali e di linguaggi sessisti ampiamente utilizzati anche dai mass media.
la difficoltà di comunicare con continuità e con la dovuta considerazione attraverso i mass media le informazioni sugli ostacoli che limitano la partecipazione delle donne alla vita pubblica e alle professioni, nonché notizie competenti ed approfondite sul contesto sociale che rende possibili le violenze e le discriminazioni. In Italia, secondo i più autorevoli certificatori internazionali, l'informazione giornalistica non è libera, come negli altri paesi dell'Unione Europea, ma parzialmente libera a causa delle seguenti ragioni. La concentrazione della proprietà editoriale, l'irrisolto conflitto di interessi fra attività editoriale, attività politico-istituzionale, interesse pubblico. L'elevato numero di giornalisti sotto scorta, di giornalisti che subiscono minacce, di giornalisti che subiscono intimidazioni per effetto di norme poco garantiste nei loro confronti in materia di diffamazione e di risarcimenti, norme che prevedono esborsi sproporzionati e la pena del carcere come nei regimi autoritari. Sono numerose le donne giornaliste minacciate in Italia a causa della loro attività professionale e alcune di loro sono specificamente impegnate a diffondere informazioni sulle violenze e le discriminazioni subite dalle donne, come è documentato dai rapporti annuali dell'Osservatorio Ossigeno per l'Informazione, promosso dalla Federazione della Stampa e dall'Ordine dei Giornalisti, che ha censito in 6 anni oltre 1000 fra giornalisti e giornaliste vittime di minacce e gravi abusi. Ciò premesso, si fa appello alle istituzioni pubbliche, al mondo dell'informazione, alla rete di associazioni impegnate nella promozione dei diritti umani e per la piena affermazione dei valori democratici e del principio di uguaglianza e alla libertà femminile, alle forze politiche e parlamentari, affinché sia pienamente e correttamente rappresentata la drammaticità della violenza contro le donne, indicandone le cause articolate e dando spazio al dibattito in modo di superarla. Siano utilizzati nella descrizione dei fatti di cronaca e dei femminicidi un linguaggio ed una narrazione coerenti e non sessisti. Si assumano le iniziative legislative e normative più opportune per rimuovere le cause che fanno dell'Italia un paese in cui la libera informazione ha uno spread negativo. Si contribuisca attivamente alla promozione di iniziative volte a diffondere allo stesso tempo i diritti e la libertà delle donne e la libera informazione, in nome dell'uguaglianza, del diritto dei cittadini e delle cittadine ad essere informati, nell'interesse della pace e dello sviluppo. Roma, 27 novembre 2012, Palazzo di Montecitorio. Grazie a tutti.